D'Andrade Alfredo nasce a Lisbona il 26 agosto 1839. È stato un architetto, archeologo e pittore. A lui si deve la progettazione del Castello d'Albertis di Genova. È stato anche pittore e una sua opera, Il Ritorno dai Campi, è custodita all'Accademia Ligustica di Belle Arti nel capoluogo ligure. La permanenza in Italia è stata considerata dallo stesso D'Andrade un passo importante ai fini della sua formazione artistica. E a Genova fa ritorno appena un anno dopo il suo rientro in patria, nel 1857, per iniziare a frequentare lo studio del pittore Tammar Luxoro. Iscrittosi all'Accademia Ligustica di Belle Arti, segue i corsi di architettura di Giovanni Battista Resasco. Si trasferisce a Ginevra per frequentare lo studio di Alexandre Calame. Conosce gli artisti che frequentano il Café Dubourg, Ernesto Bertea, Vittorio Avondo e soprattutto Antonio Fontanesi, che avrà su di lui un'influenza ancora maggiore di quella di Calame. A Nervi conosce Carlo Pittara. Nella città ligure entra a far parte del gruppo dei pittori detti i Grigi, che dipingevano davvero paesaggi naturali, sull'esempio del gruppo di Fontainebleau. Questo gruppo intendeva richiamarsi ad una rappresentazione diretta del modello, sulle orme del realismo francese ed era in contrasto con l'accademismo tradizionale. D'Andrade Alfredo si spense a Genova, il 30 novembre 1915.